L'obiettivo del decreto Ristori 5, che può contare su uno stanziamento di 32 miliardi, è quello di finanziare nuovi aiuti per sostenere imprese e famiglie alla luce delle restrizioni anticontagio in vigore fino a Pasqua. Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Ma per l'ANCI Molise si tratta di misure ancora insufficienti. Allora, nell'ultimo decreto Ristori, come ANCI Molise, abbiamo fatto tutta una serie di proposte che riguardano le imprese, le attività commerciali. Innanzitutto abbiamo chiesto l'innalzamento della soglia del prestito garantito dallo Stato fino a 800.000 euro, con un preammortamento di almeno 48 mesi. Attualmente è previsto fino a 100.000 euro e con un lasso temporale di 15 anni. Abbiamo chiesto che, per incentivare i pagamenti elettronici, abbiamo chiesto appunto che vengono abolite le transazioni al di sotto dei pagamenti per 50 euro. E poi abbiamo chiesto la rottamazione delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 a partire dalla cosiddetta rottamazione ter. Per quanto riguarda i contribuenti, non dobbiamo più parlare di proroga delle moratorie in relazione alla TARI, TASI ed IMU. Sarebbe opportuno iniziare a parlare espressamente di abolizione di IMU per il 2021 e ricalcolo TARI e TASI per lo stesso anno. Inoltre abbiamo chiesto di esentare per il 2021 i pubblici esercizi dal pagamento del canone unico. Tutta una serie di misure, ecco, per rimettere in moto l'economia, ma soprattutto per andare incontro alle attività commerciali che in questo periodo veramente stanno vivendo veramente una situazione davvero difficile.